Dati sulla differenziata a livello regionale, diciamo tra virgolette confortanti, però ancora c'è molto da fare. La Sicilia ha una media regionale di quasi il 35% di raccolta differenziata rispetto al nulla che c'era fino a qualche anno fa, è un dato positivo. Quello che si riscontra è che sono soprattutto i piccoli comuni che hanno delle percentuali molto alte, mentre il dato negativo arriva dalle grandi città, Palermo, Catania e Messina, che forse proprio perché hanno ancora le municipalizzate, tipo la RAP, che sono delle proprie carrozzone clientelari, che non hanno né i mezzi neanche know-how per poter fare una raccolta differenziata porta a porta efficace, sono ancora su percentuali bassissime. Appunto, le grandi città che poi alla fin fine possono fare un danno ai comuni virtuosi, ma ad oggi anche con il piano regionale e rifiuti, che speranza c'è? Ma ci sono notizie positive, nel senso che so che il disegno di legge sul nuovo piano dei rifiuti è stato già esaminato e vagliato dalla commissione competente all'ARSI e fra poco andrà in aula. È già stato approvato all'unanimità con l'astensione del Movimento 5 Stelle e quindi prevedo che, visto che c'è appunto già questa adesione politica, probabilmente entro il mese di marzo, entro 2 mesi, dovrebbe essere approvato. Percentuali alte, percentuali basse, in particolare Alcamo, se non sbaglio sul 60%. Non lo dico io, lo dicono i cittadini, la città è sporca, molto spesso i turni saltano, siamo a fine appalto, con energetica ambiente. Proprio in questi giorni ho saputo, il 9 gennaio si doveva fare l'apertura delle buste per l'aggiudicazione della gara Aro e ho saputo che appunto per la mancanza di un componente della commissione è stata rinviata. Credo che è stato commesso un errore strategico. Io ho lasciato la raccolta differenziata nel 2014 a Alcamo con il risultato del 51, ma soprattutto con una tariffa, con una tassa per dei cittadini che pagavano, che era intorno a 157 euro ogni 100 metri quadri per le famiglie, che erano le tariffe più basse d'Italia. Adesso, pur avendo mantenuto lo stesso appalto e quindi con gli stessi costi, la tariffa è quasi raddoppiata. E quindi credo che l'errore anche che ha commesso la giunta grillina è stata quello appunto di distaccarsi dall'SRR, di fare quest'aro, mentre gli altri comuni, Trapani, Marsala, sono andati avanti, hanno già aggiudicato l'appalto, c'è cioè il nuovo appalto, e sono partiti per nuovi 7 anni con la tariffa puntuale, con un'organizzazione credo che consenta anche un risparmio. Noi ancora siamo appunto dietro alla gara Aro di un anno, probabilmente saranno vinte da ditte non molto grandi e si ritorna un po' a 20 anni fa quando c'erano le ditte, quelle fantasma che erano i mezzi e che poi erano fortemente condizionate anche dal malaffare. Quindi sono state messe una serie di errori, sia di strategici e anche adesso di gestione, che hanno quasi del tutto rovinato e smantellato il servizio che funzionava molto bene della raccolta differenziata. E spero che le cose miglioreranno in futuro.